Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto. Oggi voglio farvi vedere un caso molto particolare. Qua si vede molto bene quello che intendo spesso lungo i fiumi con ansa di erosione. Vediamo subito. Quello che voglio farvi notare è che c'è un maggior flusso di acqua in questa posizione. Vedete che c'è un solco. Quest'acqua è direzionata verso il lato e va via via a erodere, soprattutto la sabbia che vi è al piede della scarpata. Questo è il mio costone, dove all'interno vi è disperso l'oro sotto forma di orizzonti. L'acqua arriva con questa direzione e va via via a erodere il costone dal piede. Quello che si viene a creare è questa situazione in cui il mio costone gli manca una porzione al piede. Via via che questa erosione prosegue, a un certo punto questa porzione alta del costone semplicemente non sarà più stabile e quindi semplicemente verrà rimossa anche questa. Andando a vedere nel dettaglio cosa intendo con piede della scarpata, questo è proprio un esempio. Qua vi è una porzione naturalmente scavata, questa al di sopra diventa instabile e tendenzialmente tende poi via via a collassare. Questo è lo stesso caso che ritroviamo all'interno del contesto fluviale. La domanda spontanea che mi sorge è: che cosa succede quando metto, ad esempio, un masso in queste condizioni? Vedete che l'acqua tende a scivolare sul lato e al di sopra, creando una porzione posteriore, una depressione. Posizioniamo di nuovo l'ostacolo e in questo contesto l'oro andrebbe a depositarsi proprio in questa posizione qua, dietro l'ostacolo. In questo contesto è molto interessante perché nel momento in cui il fiume è rettilineo non vi è una grande deposizione sui lati, di conseguenza le punte non vengono a crearsi. Nel momento in cui invece il fiume tende a subire una traiettoria circolare, vi è un'erosione verso la pianura, tendenzialmente, sempre dove vi è la maggior concavità, cioè queste porzioni via via durante gli anni vanno a essere erose. Questa porzione qui invece tende a essere maggiormente arricchita in oro. Di quale oro? Semplicemente della porzione leggermente più a monte che viene erosa. Quindi, dal momento in cui cercate oro, che cosa dovete cercare? Un fiume che tende a mostrare delle curve, dette anche meandri. L'oro si troverà nella porzione convessa, cioè quella più interna. Soprattutto l'oro si troverà poco dopo le curve di erosione. Quindi nel momento in cui questa fosse la mia curva di erosione, io l'oro lo troverei nella curva successiva, precisamente in questa posizione qua. Cioè nel primo punto di deposito, dove semplicemente l'oro è stato eroso nella curva di erosione, e depositato poco a valle, a formare quello che si dice in gergo il cuore della punta. Una piena va a erodere una porzione del costone e crea una punta, ma essendo che ogni anno vi sono diverse piene, o vi potrebbero essere piene più importanti di altre, potrebbero crearsi diverse punte, magari più a valle, piuttosto che semplicemente ripristinare e cambiare il corso d'acqua, cambiare la sua traiettoria e di conseguenza creare una punta completamente nuova. Di solito le piene più importanti sono dette storiche, sono quelle che cambiano di più la morfologia. Per questo ricercare l'oro è così una sfida. Voglio farvi notare il tasso di erosione di questo costone. Vedete che nell'arco di pochi secondi già diversi centimetri di sedimento vengono semplicemente erosi. Logicamente un costone alluvionale è composto anche da massi di grandi dimensioni, quindi non sarà così semplice la loro erosione. Il primo punto a valle in cui si depositano i sedimenti erosi, in questo punto, cioè il costone, è la cosiddetta punta di deposizione. I sedimenti più pesanti si trovano nella prima località disponibile alla deposizione, dove la velocità dell'acqua diminuisce piuttosto che semplicemente cambia la traiettoria della curva. E quindi anche oggi abbiamo imparato qualcosa. Vedete che in questa palestra naturale sulla spiaggia si possono osservare meccanismi naturali geologici comuni anche nei fiumi. Logicamente il contesto fluviale è un contesto molto diverso rispetto a questo, però si può in qualche maniera associare.